15 espressioni con il verbo dire. In questa lezione impariamo 15 espressioni italiane molto comuni con il verbo dire. Dire di sì, dire di no. Dire di sì significa confermare o accettare. Dire di no significa negare o rifiutare. Ho chiesto a Laura se vuole sposarmi. Ha detto di sì, cioè ha confermato, ha accettato. Ho chiesto al signor Rossi un aumento di stipendio, ma lui ha detto di no, cioè ha rifiutato, non ha accettato la mia richiesta. Voler dire è un altro modo per dire significare oppure intendere. Cosa vuol dire questa parola? Cioè, cosa significa questa parola? Caro, ho un piccolo problema con la macchina. Cosa vuoi dire? Cioè, cosa significa questo? Cosa intendi dire? A chi lo dici? O non dirlo a me? Sono esclamazioni che usiamo come risposta per dire «So bene cosa vuoi dire. Anch'io mi trovo nella tua stessa situazione. Sono pienamente d'accordo con te». Se usiamo il lei, diciamo «A chi lo dice?». Non lo dica a me. Non sopporto il caldo. A chi lo dici? Io odio l'estate. Cioè, so bene cosa vuoi dire. Ti capisco perfettamente. Per me è la stessa cosa. Che ne dici? Che ne dice? Che ne dite? Usiamo queste domande per chiedere l'opinione di qualcuno. Significano cosa pensi? Cosa pensa? Cosa pensate di questa cosa? Vorrei prendere un cane. Tu che ne dici? Cioè, tu cosa ne pensi? Qual è la tua opinione? A dir poco. Questa espressione significa come minimo o anche di più. Si usa per enfatizzare quello che stiamo dicendo. Il viaggio è stato a dir poco stressante. Cioè, dire che il viaggio è stato stressante è il minimo. Il viaggio è stato anche più che stressante. Questo tè ai frutti di bosco è a dir poco delizioso. Cioè, dire che questo tè è delizioso è il minimo. Questo tè è più che delizioso. Detto fra noi.
è un'espressione che usiamo quando dobbiamo dire o chiedere una cosa riservata. Significa che stiamo parlando di una cosa che non sarà detta ad altre persone. Detto fra noi, sai che Elena vuole divorziare da suo marito? Cioè, è una cosa riservata, deve rimanere tra noi due. Come si suol dire? Questa espressione significa come si è soliti dire, come si usa dire, come si dice comunemente. Si riferisce a un proverbio o a una frase conosciuta da tutti. Anche se sono povero, sono felice, perché come si suol dire, quando c'è la salute c'è tutto. Cioè, come si è soliti dire, come si usa dire. Per sentito dire. Usiamo questa espressione quando siamo venuti a conoscenza di una cosa non direttamente, ma perché l'abbiamo sentita dire da qualcun altro. Non conosco il dottor Bianchi, ma per sentito dire è un bravissimo dottore. Cioè, ho sentito dire da qualcun altro che il dottor Bianchi è un bravissimo dottore. Puoi dirlo forte o puoi ben dirlo. Usiamo queste esclamazioni per confermare in modo deciso quello che una persona ha detto. Significano: è proprio così. È proprio vero. Se usiamo il lei, diciamo può dirlo forte, può ben dirlo. Questa epidemia ha cambiato il nostro modo di vivere. Sì, puoi ben dirlo. Cioè, è assolutamente così, è proprio vero. Per così dire. Questa espressione viene inserita in una frase come riempitivo o per rendere un'affermazione meno forte. Significa in un certo senso, in un certo modo. Ultimamente mio marito fa delle cose, per così dire, strane, cioè in un certo senso strane. Dire la mia, la tua, la sua e così via. Se qualcuno vuole dire la sua, significa che vuole esprimersi su un certo argomento, vuole dire la sua opinione. Finora hai parlato solo tu. Posso dire la mia? Cioè, posso dire la mia opinione? Posso dire cosa ne penso io? A dire il vero. Usiamo questa espressione per introdurre una verità o per correggere quello che altri hanno detto. Ho fatto bene a comprare un nuovo computer. A dire il vero, l'idea è stata mia. Cioè, se devo dire la verità, l'idea è stata mia.
E per finire vediamo due espressioni idiomatiche e un proverbio. Non farselo dire due volte. Questa espressione significa accettare subito una proposta o un invito, accettare senza esitare. Luca ha accettato di partire con te in vacanza? Non se l'è fatto dire due volte, cioè ha accettato subito, immediatamente. Dirne di tutti i colori. Questa espressione significa dire tante cose negative nei confronti di qualcuno o di qualcosa. Da quando ci siamo lasciati, la mia ex me ne dice di tutti i colori, cioè dice molte cose negative su di me, parla malissimo di me. Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Questo proverbio significa che tra dire di fare una cosa e farla veramente c'è una grande differenza. I fatti sono più importanti delle parole. Voglio mettermi a dieta e perdere 20 kg. Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Cioè, dire di fare una cosa non significa farla veramente. Bene, per questa lezione è tutto. Ci vediamo alla prossima!